Prendiamo il caso di Lucy. Sebbene si descriva come una persona ambiziosa e di successo, è acutamente consapevole che nella sua vita manchi qualcosa di fondamentale. Ha realizzato gran parte di quello che desiderava. Dunque, trova sconcertante il fatto di non essere felice, soddisfatta e in pace con se stessa. Continua a dirsi: dovrei essere felice. Come se bastasse dirselo per far andare via l'infelicità. Le crisi di Lucy erano cominciate nell'adolescenza. I suoi genitori si erano separati quando lei aveva 17 anni. La vendita della casa di famiglia li aveva costretti a traslocare in due appartamenti a malapena dignitosi. Lucy aveva sorpreso se stessa e i suoi familiari per quanto aveva retto bene. Certo, nei primi tempi il divorzio dei genitori l'avevano devastata, ma ben presto aveva imparato a distrarsi buttandosi nello studio. Era quello il suo salvagente. Si era diplomata con buoni voti, era andata al college e ne era uscita con risultati piuttosto buoni. Si era stupita da sola, di nuovo, quando come primo lavoro aveva ottenuto un posto di apprendista nell'ufficio acquisti. Aveva passato la decade tra i 20 e i 30 anni a salire la scala delle promozioni. A poco il lavoro aveva preso il sopravvento sulla vita di Lucy, lasciandole sempre meno tempo per se stessa. Era successo così lentamente da impedirle quasi di accorgersi che la vita aveva cominciato a sorpassarla. Certo, c'erano stati anche momenti magnifici, come il suo matrimonio con Tom, la nascita delle due bambine. Le amava tantissimo, ma non riusciva comunque a scrollarsi di dosso la sensazione che la vita fosse qualcosa che accadeva soltanto agli altri. Tirava avanti, diceva, immersa in una melassa che si andava addensando sempre di più. Quel grumo sempre più corposo era lo stress dei mille impegni del momento, impastato con schemi di pensiero e sentimenti che provenivano dal passato. Anche se da fuori Lucy appariva una persona di successo, nel profondo i suoi pensieri spesso si accompagnavano a timori di fallimento e sconfitta. Sentiamo spesso parlare di mindfulness, di consapevolezza, come nel brano che abbiamo appena ascoltato. In fondo siamo tutti un po' illusi a volte. È difficile dire quando sentiamo la sensazione di rabbia pura. A volte siamo arrabbiati, ma siamo depressi, siamo tristi. A volte siamo euforici, ma allo stesso tempo con la paura che quell'euforia possa poi scadere e diventare delusione. Abbiamo tanto dentro, è come se ci fosse una sorta di crogiolo di emozioni, sensazioni e pensieri. Quando siamo in un periodo favorevole della nostra vita può essere anche divertente. E quando invece magari le cose cominciano a non essere come vorremmo, e purtroppo molte volte capita che le cose non sono come noi le immaginiamo, inizia a pervaderci una sorta di tristezza che poi diventa ansia, che poi diventa un sono depresso, non riesco a respirare bene, e giù di lì, come se ci crogiuliamo, ci rintaniamo in questa forma di involucro di negatività abitudinaria, perché poi man mano diventa abitudine e non riusciamo a venirne fuori. In questo possiamo chiedere aiuto, provare a risolvere un po', supportarci, autosupportarci, e come? La chiave di lettura che vi propongo, e mi piace chiamarla chiave di lettura appunto perché siamo in un ambiente in cui si legge, è quello della mindfulness, della consapevolezza. Se ne parla tanto, tantissimo. È uno degli argomenti più in voga in questo periodo, è tutto consapevole, dal camminare consapevole
al relazionarsi consapevole, al cibo consapevole. Perché? Probabilmente perché abbiamo bisogno di essere consapevoli. Ma cos'è questa mindfulness? La mindfulness è un argomento, è una pratica che è stata portata alla ribalta, perché in realtà esiste da tantissimo tempo, è il nucleo e il cuore della meditazione vipassana di tradizione buddista. Ma nel 1970 Jon Kabat-Zinn decide, tra l'altro nel corso di una meditazione, di utilizzare la meditazione buddista, ma proprio il nucleo, la parte più importante, più interna, per curare delle patologie. Quindi applica questa pratica a un ambiente clinico. Per fare questo non poteva utilizzare in toto, ovviamente, la tradizione religiosa e formula un protocollo che si chiama MBSR in 8 settimane, molto strutturato, molto ordinato, in cui ai singoli partecipanti vengono presentate una settimana dopo l'altra diverse pratiche e viene richiesto di essere costanti, si presenta in pubblico, ma poi si continua con una pratica privata a casa. E alla fine delle 8 settimane si scioglie il gruppo, il nucleo, che continua ad andare avanti, ognuno avrà ormai imparato a praticare. Da lì in poi è stato tutto uno svilupparsi di questo essere consapevoli. Ma in realtà, che cosa è? Più che iniziare da che cosa è, che appunto, come vi ho detto, è il nucleo della pratica buddista, diciamoci che cosa non è, perché a volte proprio questo suo non essere è importante per chi vuole iniziare la pratica. La mindfulness non è religione, perché sì, è vero che attinge a una pratica antichissima, ma è un osservare il qui ed ora così com'è, senza giudizio, senza aspettative, senza lasciarsi travolgere da sentimenti, emozioni, pensieri, osservandoli. Osservando la realtà com'è, osservando il qui ed ora com'è, osservando il respiro com'è. Detta così, sembra molto semplice. E in realtà la mindfulness non è qualcosa di complicato. Forse è la nostra mente che la rende complicata, è difficile per la nostra mente, perché la mente umana è fatta per pensare, è stata creata e formulata per generare pensieri. Quindi immaginate, se un giorno così, dopo, non lo so, 30-40 anni di vita della nostra mente, noi diciamo, ascolta, adesso tu stai ferma perché io faccio mindfulness. La mente comincia a proporci una serie di pensieri ancora più, come dire, pressanti, insistenti, allegri, tristi, depressi, proprio perché dice, ma perché se io ho fatto questo lavoro finora, il lavoro per il quale sono stata generata, adesso devo improvvisamente mettermi in stand-by, in pausa. Qualcuno può dire io non posso fare mindfulness perché non riesco a stare a gambe incrociate. Non è vero, si può fare mindfulness seduti tranquillamente su una sedia. La pratica a gambe incrociate ovviamente richiede una disposizione fisica, ma se non abbiamo mai fatto meditazione, se non abbiamo mai fatto yoga, se proprio in quanto occidentali noi siamo abituati a stare seduti su delle sedie, su dei supporti stabili, come io in questo momento, va benissimo. Cominciamo da qui. L'importante è avere una seduta che ci consenta una posizione dignitosa e eretta della colonna, in cui non ci lasciamo andare a accartocciarci, diciamo, sulla seduta. Per quale motivo? Semplicemente perché se siamo in posizione eretta, riusciamo a essere presenti e diamo alla nostra mente un input di presenza consapevole in cui sappiamo se le spalle sono ben posizionate, se le scapole sono a posto, se il collo è ben allungato e se il mento è in posizione parallela al pavimento.
Non è una pratica che richiede tantissimo tempo. In realtà, come vedremo nel corso di questi incontri, cominceremo da pochi minuti e poi sì, man mano si passerà a incontri più lunghi, a pratiche più lunghe, ma questo viene richiesto dal corpo. Qualcuno mi dice ogni tanto, ma io come faccio a sapere che passano quei 5 minuti della pratica? Io consiglio sempre di mettere un timer. Il timer vi dirà quando suona, che è passato il tempo della pratica, quindi non dovete continuamente guardare l'orologio per essere sicuri di continuare a praticare, perché questa è una distrazione. Ma allo stesso tempo, avere un timer vi permetterà di rimanere seduti e di andare anche oltre, perché nel momento in cui sentirete il gong, senza bisogno di vederlo, o il beep beep, se avete un timer normale, ci sono molte applicazioni che vi permettono di avere un gong come suono, quindi più suadente, più indicato. Nel momento in cui la pratica finisce, potete tranquillamente continuare a rimanere seduti e prolungarla al tempo che voi preferite. E credetemi, questo succede. Le prime volte abbiamo voglia che il tempo passi in fretta, poi diventa molto più facile rimanere un po' più a lungo. La mindfulness non è qualcosa che ottunde la mente. Anzi, la rende più attiva, più capace di discernere. Chi pratica mindfulness, sì, è vero, forse per 5 minuti rimane fermo, seduto, a osservare la realtà così com'è, osservare il qui ed ora, ma dopo quei 5 minuti lo sguardo è più attento, la mente è presente e la capacità di discernere e di agire diventa appunto più consapevole. È come se, mettiamo, per 5 minuti in stand-by il cervello, ma poi ricomincia e la nostra visione è più chiara. Sono state fatte dal 1970 in poi diversi studi sui praticanti di mindfulness, proprio perché i protocolli applicati da Jon Kabat-Zinn in effetti avevano dei grandi risultati. E se voi andate sul web e cercate sugli studi fatti in merito, veramente la mindfulness ha prodotto moltissime ricerche in tutti i settori. Dopo 9 settimane di pratica, per esempio, si è osservato che aumenta la generezza amorevole, aumenta la compassione, l'attenzione verso gli altri, e si riducono i sintomi di malattie legate a dolori, quindi il mal di testa, i dolori al petto, la debolezza, perché la mindfulness aumenta, incrementa la gioia di vivere. Praticando mindfulness si aumenta anche la sensazione di autonomia. Non so se vi è mai capitato, a volte noi abbiamo l'urgenza di fare delle cose perché piacciono ad altri, perché fanno bene ad altri, perché ci sono state richieste da altri, ma di fare cose. Mentre quello che stimola e che allena la mindfulness è essere. E nel momento in cui noi alleniamo il nostro essere, non il nostro fare, diventiamo più a fare delle cose che ci rendono felici, a essere felici. E quindi io compio delle azioni perché facendole mi realizzo. Non è molto raro il fatto che chi inizia un percorso di mindfulness poi inizia un percorso di pittura creativa, di scrittura creativa, di movimenti consapevoli come potrebbero essere lo yoga, il tai chi, perché sono delle attività nelle quali la mente, che è più consapevole, sente di star bene, il corpo sente di star bene e quindi le portiamo avanti, diventano un'abitudine. Ricordiamoci che ci sono 21 giorni per cambiare un'abitudine. La mindfulness, nel suo protocollo, prevede 8 settimane e quindi in 8 settimane instauriamo delle nuove abitudini. Alla fine di ognuno di questi 5 incontri, infatti, ci saranno delle piccole pillole che vengono chiamate disabituatori. Il disabituatore non è nient'altro che un'attività nuova o una vecchia attività vista in maniera diversa, grazie alla quale appunto riusciamo a cambiare le nostre prospettive, cambiare il punto di vista.
una delle grandissime vincite della mindfulness è nel campo della depressione, nel campo della sensazione di essere giunti al capolinea, di non avere altre vie di uscita e quindi di cadere poi nelle successive evoluzioni della depressione. Questa è una delle applicazioni maggiori della mindfulness e in effetti dopo 8 settimane di protocollo sono stati riscontrati dei grandi miglioramenti, così come appunto, come dicevo prima, nella terapia del dolore. Ma la cosa che possiamo considerare il regalo maggiore ai praticanti è la resilienza. La mindfulness allena la resilienza, la capacità di vivere il momento presente così com'è, non come ce lo immaginiamo, ma com'è, e di scoprirlo così com'è, di farne esperienza così com'è. E se il momento che viviamo è stressante, lo viviamo in quanto stressante, ma consapevoli che è un momento e che poi lo stress passerà. La pratica di oggi è una pratica molto breve. Le pratiche di mindfulness inizieranno con un gong, piccolo suono, e finiranno con altro piccolo suono. Quindi potete tranquillamente chiudere gli occhi e assumere una seduta comoda. Non preoccupatevi di guardare lo schermo perché non accade nulla sullo schermo, sono me che parlo, ma rilassate il viso, rilassiamo gli occhi, le spalle e predisponiamoci alla pratica. Immagina di essere in cima ad una collina, in periferia, sotto la pioggia, e di guardare un grigio panorama urbano. Può essere la città in cui sei cresciuto, oppure quella in cui vivi ora. Sotto la pioggia sembra fredda e inospitale. Gli edifici paiono scrostati e vecchi. Le strade sono intasate dal traffico e tutti danno l'impressione di essere infelici e di cattivo umore. Poi succede qualcosa di miracoloso. Le nuvole si aprono e dagli squarci comincia a splendere il sole. In un istante tutto il mondo si trasforma. Le finestre degli edifici si fanno dorate. Il grigio del cemento si trasforma in bronzo brunito. Le strade sembrano lucide e pulite. Compare un arcobaleno. Il fiume fangoso diventa un serpente esotico che luccica scivolando sinuoso attraverso la città. Per un attimo incantevole ogni cosa pare fermarsi. Il tuo respiro, il cuore, la mente, gli uccelli nel cielo, il traffico nelle strade, il tempo stesso. Tutto sembra fare una pausa per prendere atto della trasformazione. Cambi di prospettiva così magnifici e inattesi agiscono in modo evidente non solo su quel che si vede, ma anche su ciò che si pensa e si prova, e sul modo di relazionarsi con il mondo. In un batter d'occhio possono modificare radicalmente tutta la visione della vita. Quello che è davvero notevole è che in realtà a cambiare è ben poco. Il panorama urbano rimane lo stesso, ma quando esce il sole, semplicemente si vede il mondo in una luce diversa. Tutto qui. Assumiamo una posizione comoda, dignitosa, seduta. A volte accade che la vita sia frenetica. Usiamo questo spazio per rallentare, per andare in un regime di riposo, quiete, silenzio. Potrebbe anche succedere di essere interrotti o distratti. Se questo accade, possiamo ricominciare.
e riprendere fin dall'inizio, senza fretta. Assumiamo una posizione comoda. Possiamo sederci su un tappeto, un cuscino, con le gambe incrociate. O possiamo scegliere una sedia. Non una poltrona, ma una sedia con lo schienale ben dritto. E ci sediamo senza appoggiare la schiena. Sentiamoci liberi di sperimentare le diverse altezze, la diversa modalità della colonna vertebrale. Se abbiamo una disabilità o dolore fisico che ci impedisce di stare in una posizione che riconosciamo, sentiamoci liberi di modificarla in qualsiasi momento e di assumere un'altra, ma con la consapevolezza, appunto, di cambiare posizione, di muovere il corpo. Inspiriamo ed espiriamo. E verifichiamo se la posizione che abbiamo assunto è realmente confortevole per noi e se ci consente di rimanere svegli e consapevoli per tutta la durata della pratica. Se siamo seduti, verifichiamo che la schiena sia ben eretta, ma confortevole. Non irrigidita né tesa. Se siamo su una sedia, verifichiamo che i piedi siano appoggiati a terra e che non ci sia tensione nelle cosce e nei polpacci. Se invece siamo seduti su un cuscino per terra, assicuriamoci che il bacino sia più in alto delle ginocchia e che non ci siano tensioni nelle articolazioni delle gambe. Lasciamo che gli occhi si chiudano dolcemente, che il viso si rilassi e che le spalle non trattengano tensioni. Portiamo la consapevolezza alla posizione delle mani, che si raccolgono in grembo con un gesto di accoglienza, oppure posate sulle cosce, rilassate. Leggermente discostate dal tronco. E percepiamo i palmi delle mani comodi, rilassati, senza tensioni. Portiamo la consapevolezza alle sensazioni fisiche del corpo, alle percezioni tattili, là dove il corpo è in contatto con il supporto o con il pavimento. Percepiamo quello che c'è sotto di noi, su cui siamo seduti e appoggiati. Esploriamo queste sensazioni.
concentriamo l'attenzione sui piedi. Cominciamo dalle dita, soffermandoci sulla luce, e risaliamo su. La pianta del piede, il dorso, le sensazioni fisiche dei piedi nella loro interezza. Attimo dopo attimo, le sensazioni che percepiamo nei piedi. Passiamo qualche momento a osservare le sensazioni. Attenti a quando sorgono, si sviluppano e si dissolvono. Se non percepiamo alcuna sensazione, osserviamo nell'assenza. Va bene così com'è. Non cerchiamo di creare sensazioni, né tantomeno di giudicarle. Semplicemente le osserviamo. Adesso espandiamo l'osservazione al resto della gamba, quindi alle tibie, ai polpacci, alle ginocchia. Risaliamo su per il tronco. Dalla base della colonna vertebrale, su, lungo la schiena, fino al collo, osserviamo consapevolmente le braccia, braccio sinistro, braccio destro. E poi su, fino alla testa. Includiamo anche il capo in questa osservazione attenta. E riposiamo nella consapevolezza del corpo. Osserviamo il corpo così com'è, con le sensazioni che vengono generate. Anche un solo breve istante in cui riusciamo ad osservare le cose così come sono, senza voler cambiare nulla di quello che è, può essere di grande nutrimento. Portiamo adesso la consapevolezza al respiro, il respiro che entra e che esce dal corpo. Il respiro là dove lo sentiamo maggiormente. Focalizziamoci sull'addome. L'aria che entra e l'aria che esce. Osserviamo il respiro nel movimento dell'addome che si alza e si abbassa. Forse noteremo dei piccoli stiramenti a livello dell'addome mentre delicatamente si alza.
il suo dolce abbassarsi ad ogni espirazione. Osserviamo da vicino il respiro. Può accadere che l'attenzione si allontani. Emergono pensieri, immagini, progetti. È normale. È il divagare che fa la mente. Se ci accorgiamo di questo, riportiamo la mente lì dov'era, sul respiro. E osserviamo il respiro. Il respiro che si genera a partire dalle narici, le sensazioni che ritroviamo nell'addome. È normale che accada che la mente si distragga, ma con la stessa dolcezza con cui prendiamo un bambino discolo per mano e lo teniamo accanto a noi, riprendiamo la mente tenendola per mano e la riportiamo sul respiro. Tutte le volte che la mente divaga, osserviamo da vicino il respiro, soffermandoci tra le lievi pause tra l'inspirazione e l'espirazione e tra l'espirazione e la successiva inspirazione. Impariamo a considerare le divagazioni della mente come l'opportunità di esercitare la pazienza e la consapevolezza amorevole nei confronti del vagabondare della mente. Un senso di compassione amorevole per gli aspetti della nostra esperienza. Osserviamo il respiro nel corpo, come un'ancora che ci ricollega delicatamente al qui ed ora, ogni volta che la mente divaga. Preoccupiamoci di controllare il respiro. Il respiro respira da solo. Noi dobbiamo solo esserne consapevoli. Qui ed ora.
l'attenzione al respiro. Torniamo al corpo seduto, alla sensazione dei piedi che toccano il pavimento, del corpo su un supporto, le spalle rilassate. E con dolcezza e amorevolezza atterriamo nel momento presente. Prendiamoci tempo per aprire gli occhi con calma, con dolcezza. Come detto prima, all'inizio, alla fine degli incontri vi viene proposto un disabituatore. Il disabituatore di oggi è un qualcosa che io ho trovato molto piacevole, forse troverete anche voi se vi piace il cioccolato o utilizzate qualsiasi altra cosa, non è necessariamente, se siete allergici, non potete utilizzare ovviamente il cioccolato. Qualcosa che vi piace tantissimo, di cui ne mangereste veramente grandi quantità. Prendiamo un piccolo pezzettino, appunto io utilizzerò il cioccolato, ognuno di noi è libero di prendere un qualsiasi alimento, piccolo, molto piccolo. Lo osserviamo, lo odoriamo e lo mettiamo in bocca, senza l'urgenza di masticarlo. Così, per il piacere di tenerlo in bocca, lasciandolo sciogliersi in bocca e rimanendo consapevoli, qui ed ora, delle sensazioni che questo genera dentro di noi, del semplice sciogliersi in bocca. Possiamo farlo con un alimento, ma poi diventerà qualcosa che faremo anche con gli altri alimenti. Così quando per esempio saremo a pranzo, il pezzo di pasta può diventare l'equivalente del cioccolato, il metterlo in bocca, il sentirne il sapore, il masticarlo consapevolmente. Questo può essere un disabituatore, imparare ad assaporare quello che stiamo mangiando e scoprirne tutti i sottili significati che ci sono dietro, le sfumature di gusto. Ci vediamo prossimamente. Essere attenti a quello che mangiamo.